E su Studio 90 Italia siamo pronti per parlare con un artista a 360 gradi, un musicista, un cantautore, insomma lui è veramente fortissimo, ha lavorato davvero in tantissime parti del mondo, anche con tantissime collaborazioni, e si chiama Caffiero e ve lo presento subito su Studio 90 Italia. Ciao Caffiero, ben trovato, ciao, benvenuto. Ciao a tutti, grazie, grazie per la bellissima presentazione. Ecco, la presentazione è ricca sicuramente di argomenti, un momento ricco di argomenti, perché con te si può veramente spaziare e parlare di tutto di più. Ecco, noi parliamo però prima di tutto di Male dirò, sì. Di questo progetto. Sì, è uno dei brani dell'EP, il primo diciamo che ho fatto veicolare, è una canzone a cui tengo tanto, l'ho scritta 13 anni fa, dà un significato particolare perché ci tenevo molto a scrivere una canzone d'amore senza usare le solite soluzioni, sole, cuore, amore, ecco. Quindi in realtà questa parola che può sembrare negativa, ma non è così. Ma è vero che è una storia reale? Sì, è una storia, cioè, io ho sempre scritto la mia musica basandomi su dei sentimenti veri, non sono mai riuscito a costruire, anche perché per il lavoro che faccio spesso mi chiedono ma perché non scrivi per questo, per quell'artista per cui suoni, ma io non riesco a fare questo tipo, cioè non di mestiere costruito, ecco. Per me scrivere brani è come dipingere, se non sono ispirato, cioè non riesco a farlo su commissione. Perché diciamolo per chi magari non lo sapesse, che Caffiero suona con Grignani, ha suonato con Dolce Nera, con Tino Mancino, Nekelodi, insomma Ramazzotti, sì. Ce ne sono tanti, Sì. E poi la scelta di questo progetto da solista, tu sei un bravissimo chitarrista, hai vinto anche tantissime cose davvero, tantissimi premi come miglior chitarrista e lo meriti davvero. E poi nasce questa voglia di diventare proprio protagonista ufficiale di un progetto che a distanza di 13 anni, c'è lo stesso pensiero sempre a distanza di 13 anni oppure qualcosa è cambiato? Guarda, io non ho mai, sinceramente non ho mai pensato di riuscire a lavorare con la musica, cioè è diventato un lavoro in maniera spontanea, no? Io ho avuto sempre passione per lo strumento, ho sempre suonato la chitarra fin da picco, quindi tutto si è sviluppato in maniera naturale, anche lo scrivere per me, io ho sempre scritto da picco, quindi non è che io ho pensato adesso è arrivato il momento giusto per far sentire la mia musica, cioè sono stati gli eventi che mi hanno portato, anche le persone accanto a me, gli stessi artisti con i quali ho suonato, mi hanno detto caspita ma sei bravo, canti pure, cioè non conoscevano quel mio aspetto, mi vedevano solo come chitarrista, in realtà avevo anche una voce mia, ho una voce mia, una mia personalità, e per motivi di lavoro, nel senso la musica mi ha sempre risucchiato a 360 gradi, non sono mai riuscito a concentrarmi sulle mie cose in maniera piena, quindi è stato più una questione di tempo e di impegni che mi hanno tenuto lontano da questa cosa qui, però dai, fortunatamente sono riuscito a farcela adesso, almeno a fare un piccolo passo, ma di musica scritta ne ho sicuramente per almeno 5 altri album senza scrivere più niente. Quindi se volessimo fare proprio un nome, chi è stata la persona che ti ha spronato maggiormente, che ti ha convinto poi finalmente a realizzare questo progetto? Guarda, una persona in particolare non c'è. Ce ne sono tante che negli anni ho incontrato e che mi hanno, io li chiamo angeli quasi, che mi hanno dato sempre un po' di sicurezza in più, perché io per quanto riguarda le mie cose sono sempre stato un po' scettico, nel senso che non è che non credevo in me, perché l'ho sempre fatto, l'ho fatto in maniera spontanea e passionale, però mi mancava quel coraggio di dire ma sì, ma se esiste una creatività perché non renderla fruibile a tutti, no? O almeno provarci. Soprattutto che ha un'anima rock blues, prima o poi deve uscire fuori per forza, perché ha proprio bisogno, no? Sì, quello sì, ha bisogno di comunicare, però ti ripeto, per quanto riguarda la musica mia, poi in italiano soprattutto, era più una questione mia personale, quasi privata. Cioè, io ho sempre scritto canzoni, non lo so, magari per una persona soltanto, quindi a me bastava che quella persona ascoltasse quel brano lì, non mi interessavano le altre persone. Poi ne ho scritte così tante che alla fine
non si può chiudere tutto in un cassetto, ecco, poi non riesci più a chiuderlo, quindi devi tirare fuori di qualcosa. E fra tutte queste, all'interno invece di questo EP ce ne sono quattro, che sono Non c'è il ritorno, Ma le dirò, Feriscimi e Se le parole, no? Sì. Ora sì. Dico io, sento da questi titoli comunque, perché io ho ascoltato Male dirò e devo dire mi ha affascinato parecchio anche questo sound abbastanza internazionale, cioè mi è piaciuto molto, però sento un amore sofferto. Sì, sì, quello sì, sicuramente l'amore sofferto, tutto ciò che ti fa soffrire nella vita ti porta a una voglia di comunicarlo, no? Verso gli altri, che sia amore ma anche una questione sociale. Per dirti Non c'è ritorno, che è uno dei brani presenti nell'EP, cioè, a me cioè, è stato ispirato dal problema che è primario, la mancanza di lavoro, la società che va alla deriva, la televisione che diventa sempre più mediocre, e quindi mi ha portato un po' a scrivere, a fare una fotografia di quel momento lì, perché soffrivo, perché io sono una persona molto sensibile, quindi anche gli eventi che mi circondano o vicini o lontani da me mi fanno soffrire, e così, cioè, dalla sofferenza nasce sempre qualcosa, una voglia di comunicare per stare bene, per tirarla fuori, per dire guarda, io sento che la mediocrità ci sta quasi affogando, lo devo dire, devo salvare qualcuno, ecco. E così anche nell'amore, nel senso, Ma le dirò parte da una sofferenza ma anche da una gioia, quindi dalla voglia di urlare, che esiste anche cioè l'amore spesso fa soffrire, soprattutto quando viene vissuto un determinato periodo dell'età nostra, no? Ognuno di noi, cioè, non ha mai, nessuno di noi ha mai vissuto un amore sereno al 100%, e anche se è sereno, negli anni devi affrontare dei cambiamenti, quindi un po' si maledice, no? Ogni tanto si prova a maledire quel sentimento che ognuno di noi vorrebbe non provare, però esiste, siamo fatti di sentimenti spesso fragili, e quindi... E spesso lo cerchiamo pure, mi sa, questi momenti un po' più drammatici, fra virgolette, spesso li andiamo anche a cercare, perché l'amore è anche, certo, questo. È vero, sì, sì, l'amore è così, è quasi un gioco in cui ti ritrovi un po', la maggior parte delle volte, a perdere, no? Se ci pensi, però è un perdere bello, perché comunque è un dare a qualcos'altro, a qualcuno. Quindi... Bellissimo anche il video, ho visto il video, veramente molto molto bello, tra l'altro c'è un'attrice che conosciamo molto bene che è Barbara Clara, e sì, mi è piaciuta molto l'intenzione proprio del video e come è stato realizzato, quindi complimenti anche per, sì, questo, che oggi è un'altra cosa importante all'interno di un progetto musicale, il video, sappiamo, sì, benissimo che tutto ruota attorno anche, sì, a quello. Anche nel video ho voluto dare un significato preciso, perché l'ho fatto girare sulla spiaggia dopo ho scritto il brano. Quindi c'è la mia terra, il Salento, il mare, e mentre la band si trova proprio nella fabbrica di mio padre, cioè di cucine, dove io ho subito anche, per dirti, il conflitto tra la mia vita di seguire la scia, cioè la strada del musicista, oppure gestire la fabbrica di mio padre. No? E adesso come la pensano? Adesso hanno accettato? Sì, vabbè, poi all'inizio no, è stata veramente una battaglia, perché si preoccupavano vai con la musica, poi io sono nato in un paesino sperduto del sud d'Italia, quindi dove tutto sembra impossibile, dove se tu ti alzi una mattina e dici ma io voglio andare a suonare a Sanremo, cioè le persone ti ridono in faccia, dicono ma dove vuoi andare da qui? Cioè, quindi i sogni sono quasi castrati dalla situazione geografica, più che altro, no? Perché dicono ma scusa, ma se sei nato a Santa Maria di Leuca già è difficile arrivare a Lecce, che è il capoluogo, dove vuoi arrivare? E invece? E invece le cose sono poi cambiate, sono arrivato ovunque e poi loro sono orgogliosi di me adesso, cioè sono contenti, mi hanno riconosciuto la mia determinazione, no? Hanno detto caspita, non pensavamo neanche noi, e invece è andata così, quindi sei stato determinato, mi hanno almeno riconosciuto la determinazione, ecco. Adesso quali saranno i prossimi appuntamenti? Allora, adesso ho l'impegno di con Gianluca Grignani di finire il suo nuovo disco, quindi siamo in lavoro per la preproduzione di questa cosa qui, che è molto importante perché con lui collaboro dal 2013. E poi nel frattempo sto elaborando dei live per promuovere la mia di musica. Sicuramente vorrò nei prossimi mesi uscire già con un altro qui,
perché sono solo 4 brani, quindi voglio avere la possibilità di fare un concerto con solo brani miei. Quindi adesso è un piccolo passo, vediamo come va, ma comunque vada, uscirò con un altro EP, con altri brani. Guarda, io starei ora a parlare con te, perché è davvero molto molto piacevole discutere con te, Caffiero. Grazie. Quindi spero davvero di poterti ospitare presto nei nostri studi, magari fare un tour anche in Sicilia, chi lo sa. Intanto, no, io amo la Sicilia, cioè è proprio una delle mie terre preferite. Perfetto, allora noi ti aspettiamo e speriamo di ospitarti molto presto con questo tuo nuovo progetto. Intanto, dai, buon lavoro, salutaci anche Gianluca, che conosciamo molto bene. E, ti abbraccio forte e avremo modo sicuramente di risentirci presto, ok? Va bene, un abbraccio a voi e grazie di cuore, a presto. Ciao Caffiero, ciao! Ciao, ciao, ciao.